180 gradi nel cruscotto, perché la macchina è stata sempre sotto il sole, purtroppo non ce l'ho al garage. Te credi che sono miliardario, però non ce l'ho al garage, quindi cosa te fa capire? Che tutto quello che pensi sono tutte puttanate e stronzate. E il cruscotto brucia. Vabbè, ho aperto tutti i quattro finestrini, però tranne che questo, perché sennò mi fa più alto il cicollo cervicale e un colpo che mi pia. Te sei contenta e contenta? Spero di no, perché l'ho detto tante volte da non essere contenti del male degli altri. Allora adesso sudo a gronde da fermo e stamattina ho camminato un po' in un posto per fare delle commissioni per lavorare, quindi ho sudato tantissimo. Dopo mi sono asciugato su casa e tutto, adesso risudo un'altra volta perché fa 44 gradi. Fa 44 gradi e dentro la macchina appena apri farà 70-80 gradi. E il cruscotto bolle, quindi la videocamera, i circuiti non resistono con tutto questo caldo. Fortuna che io ho dato 3-4 botte e si è accesa, però il calore non gli fa bene alla videocamera. Adesso sto andando in Osimo perché devo fare una consegna importante e questa giornata è talmente calda che è impressionante il caldo che c'è e il sole ha aumentato drasticamente l'attività solare. Adesso ci sono delle macchie solari particolari e su Giove ha inghiottito 3 lune su di se stesso. Sulla Luna ci sono dei vulcani attivi, su Marte pure, e praticamente sta succedendo un cambiamento drastico del sistema solare, per cui tutto ciò che cambia sta cambiando anche sulla Terra. Il cambiamento si sta formando anche sulla Terra e quindi noi che abitiamo qui, noi abitatori del pianeta Terra, ci stiamo accorgendo dei cambiamenti molto importanti che c'ha tuttora nei sbalzi termici, nel calore, e nello spostamento dell'asse magnetico, gli uccelli che cadono per aria, cadono a terra, se schiantano, non due che capita. In tante parti del mondo gli uccelli si stanno schiantando, non hanno più quel segnale che c'aveva prima. I pesci scappano fuori e si arenano perché il caldo del mare sta sempre più a riscaldarsi i mari, quindi gli animali ne risentono, e non ne risentono solo gli animali, ma ne risentimo pure noi. Adesso te pensa, dopo tutto questo cambiamento, perché tanto nel 2012 tante persone e le televisioni ci hanno dato informazioni sbagliate che doveva capitare la fine del mondo. In realtà non era, è una cazzata della fine del mondo. Doveva finire e terminare l'era cosmica. I Maya avevano determinato un calcolo matematico dell'era cosmica, finiva un'era cosmica e ne iniziava un'altra. In questo fine e inizio doveva capitare degli avvenimenti purificatori per la Terra e per tutto il sistema solare, quindi non c'era scritto che doveva venire la fine del mondo, ma è stato interpretato male dalla televisione e dai mass media, perché dovevano fare gli affari finanziari, dovevano fare business. Giacobbo e altri personaggi hanno scritto dei libri che parlavano dei Maya galattici, che hanno determinato un calendario, che tramite quel calendario doveva finire una era cosmica di 12.800 anni, di 21.800 anni e iniziare un'altra completamente diversa.
E in questo inizio, in questa fine di questa era e inizio di quest'altra, che siamo entrati nella nuova era, l'era dell'acquario, sarebbero successe degli avvenimenti memorabili e dei cambiamenti che avrebbero cambiato la storia del pianeta Terra, dell'umanità, della generazione attuale e tutto. Sembra proprio che per adesso non è cambiato niente, sembra che non è cambiato niente, però invece i cambiamenti ci sono. E il calendario Maya terminava l'era cosmica, quella vecchia, nel 21 dicembre 2012, e però iniziava l'era cosmica nuova dell'era dell'acquario dal 21 dicembre 2012 in poi. Dopodiché sarebbero iniziati i cambiamenti. Infatti questi cambiamenti li vediamo in questo arco di 10 anni, l'abbiamo visti alcuni dei cambiamenti, se tu ci rifletti e ti informi, ci sono stati dei cambiamenti. Adesso ci sono sempre di più. Il nucleo della Terra si sta fermando, il pianeta sta variando l'asse magnetico, e il sistema solare sta evolvendo, sta in evoluzione, cioè in cambiamento. La Terra sta riscaldandosi sempre di più grazie al Sole, che ha aumentato tantissimo l'attività solare, e tutto il sistema solare, tutti i pianeti del sistema solare che gli fa parte, stanno subendo una trasformazione, e non è solo il pianeta Terra. Per cui noi ci troviamo in questa era nuova cosmica, l'era dell'acquario, nei cambiamenti importanti e memorabili. Però questi cambiamenti non succedono dal giorno prima al giorno dopo, ci vuole qualche anno, no qualche millennio, qualche anno. Noi, se non dipartiremo e non ci prende un accascio, se non ci accasceremo e non ci prende un colpo secco e qualcosa, noi saremo partecipi a degli avvenimenti incredibili, avvenimenti che possiamo identificarli come surreali, identificarli come importantissimi, cambiamenti geografici, spirituali e psicologici, che cambieranno non solo la geografia terrestre, ma cambieranno il sistema di vita sulla Terra e su tutti gli altri pianeti, perché non siamo gli unici a vivere nell'universo, ma tutto l'universo pulula di vita. Quindi non viviamo solo noi nell'universo o nel sistema solare, noi siamo formiche, moscellini al confronto di tutti gli abitanti che ci sono in tutti gli altri pianeti dell'universo. Per cui noi siamo moscellini al confronto, ma subiremo e stiamo subendo un cambiamento memorabile e storico della generazione odierna. Questo cambiamento l'hanno subito la generazione durante e prima e durante il diluvio universale. Adesso dovrà succedere un cambiamento molto più grande del diluvio universale, e cioè il fuoco sarà l'elemento che purificherà la generazione di oggi e il pianeta stesso, perché l'uomo l'ha inquinato troppo. Per cui adesso il pianeta c'ha bisogno di purificarsi, e la purificazione avverrà con il fuoco. Dopo, in alcuni luoghi del pianeta avverrà con l'acqua, ma non del tutto. Tre quarti sarà fuso, liquefatto. Un quarto rimanente sarà completamente
sottoposto a una purificazione tramite l'acqua. Quindi il diluvio universale, il Dio e ci ha promesso che non l'avrebbe fatto più scendere sulla terra tutto il pianeta pieno d'acqua, no, però nella Sacra Scrittura, nell'Apocalisse, sta scritto che il Dio avrebbe fatto scendere il fuoco alla purificazione, quella che sarebbe avvenuta dopo del diluvio. Per cui adesso ci troviamo come prima del diluvio. Gli abitanti prendono in giro chi come me, che annunciano, avvertono, avvisano, e coloro che sono sottoposti a una forza occulta intendono e identificano quelli come me come catastrofisti e annunciatori di sventura, ma in realtà non parlo e non sono un catastrofista, nemmeno un annunciatore di sventura, ma cerco di avvertire per prepararci alla quarta dimensione, alla dimensione spirituale, la dimensione spirituale che tutti subiremo. È una dimensione molto importante, perché la dimensione materiale che ci ha sovrastato fino adesso è una dimensione che noi non possiamo più sopravvivere in questa dimensione qui, perché è diventato un inferno, è diventato mancante dell'amore, mancante di armonia. Quindi questa dimensione qui è mancante di amore. Invece noi adesso subiremo un cambiamento dalla terza dimensione, la dimensione materiale, passeremo a quella spirituale. Ecco. Per cui in questo cambio di frequenza noi subiremo un cambio anche materialistico, e cioè il pianeta, geograficamente parlando, cambierà drasticamente. Però tutto questo si creerà nell'arco di anni, ci vorrà degli anni, ma prima l'uomo si annienterà da solo, quindi con le guerre, con i virus, con le guerre chimiche e tutte queste porcherie che ormai è 26 anni che ci sono. Per cui noi dobbiamo far del tutto per convertirci a Gesù, affidarci a Gesù, sia materialmente parlando che spiritualmente, soprattutto spiritualmente parlando. Affidarci a Gesù significa amarci gli uni gli altri, creando del bene reciproco, soprattutto rimanere in pace, cercare da far del tutto per stare in pace, per creare la pace reciproca. E questa cosa e questi nostri gesti e questo nostro comportamento per amarci gli uni gli altri ci donerà la grazia di superare il cambiamento dalla terza alla quarta dimensione. Ecco. Un cambiamento dimensionale. Adesso io porto questa lettera direttamente nella cassetta, a subito. Ecco. Adesso io vado a cercare riparo e conforto nell'ombra. Voglio andare a cercare un'ombra che mi permetta di recitare il rosario in macchina senza addormentarmi e senza sclerare dal caldo. Perché è troppo caldo, quindi questo cambiamento provoca un caldo terribile, perché il sole ha incrementato tantissima attività solare per merito della grandissima forza dimensionale del dodicesimo pianeta del sistema solare, che praticamente fa un passaggio ellittico e ci impiega 6.800 anni per traversare tutto l'esterno del sistema solare e ritornare
poi per purificare tutta la massa del sistema solare stesso. Per cui adesso che si sta ritornando il pianeta degli Anunnaki, i giganti, che ci sono scritti anche nella Bibbia, stanno ritornando, e la forza gravitazionale del piccolo, del mini sistema solare di loro, che sta entrando dentro il sistema solare dove abitiamo noi, e sta proprio quello incrementando l'attività solare drastica e assoluta del nostro Sole, di questa stella gigantesca che è una delle più piccole dell'universo, che però emanerà la luce altri 5 miliardi d'anni, e più dopo si aumenterà sempre di più, quando sta per spegnersi aumenterà sempre di più la sua massa, ingoierà la Terra, Marte, tutto quanto, dopo diventerà una supernova. Per cui adesso noi non ci interessa quando morirà il Sole, perché il Sole morirà per modo di dire, dopo rinasce più grosso di prima. Per cui a me, a noi non ci interessa, perché siamo moscellini di un teatrino satanico qui sulla Terra, quindi siamo insignificanti per il pianeta, perché il pianeta si vuole purificare, si vuole lavare, si vuole fare la doccia. Noi siamo come parassiti che il pianeta vuole lavarsi dai parassiti che siamo noi, perché non mettiamo amore su tutte le nostre vite e i nostri gesti, non mettiamo amore su niente, quindi siamo ormai diventati parassiti per il pianeta, siamo inquinatori del pianeta, perché non siamo in grazia e in armonia con l'universo, con l'amore. Per cui adesso noi iniziamo invece a redimerci e a creare armonia per noi e per gli altri, così facendo ci troverà il cambiamento, il pianeta ci troverà vigili, cioè svegli e operatori d'amore, e così non ci distruggerà, non ci annienterà e non saremo spazzati via dai quattro elementi, che spazzeranno via tutti coloro che non si troveranno in grazia dell'amore. Per cui adesso noi iniziamo a proteggerci, a liberarci contro il maligno con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, il Santo Rosario chiedendo intercessione alla Madonnina Immacolata Vergine, Madre del Cielo e Madre della Terra, Madre Nostra. Non è la Madonnina, non è come le madri della Terra, che purtroppo tante madri sono imbastardite, ma la Madonnina del Cielo è una madre d'amore, una madre d'amore che ci ama. Ecco qua, adesso qui nel centro commerciale, casomai dopo forse trovo anche un caffè per bere il caffè. A posto, adesso me levo una cosa dalle saccocce, che un po' sono pieno qui, e mi slaccio i jeans, e adesso recitiamo il rosario per crearci, per stare in armonia con l'universo, in modo che il pianeta, in questo cambiamento drastico che darà su mesi o qualche anno, ma non di più, non è centinaia e migliaia d'anni, lo darà adesso è proprio come prima del diluvio. Per cui non ci sarà il diluvio universale, ma ci sarà il fuoco che farà come il diluvio, peggio del diluvio, perché fonderà gli elementi. Se noi non saremo in grazia dell'amore, fonderà anche a noi. Quindi prima che tutto ciò accada, cerchiamo di essere in grazia con l'amore, recitando rosario, prendendo i sacramenti, affidandoci a Gesù, confidando in Lui per essere protetti e liberati dal gastigo che incombe sul pianeta. Ecco, della purificazione, perché per il pianeta è un tocca sana la purificazione, ma per noi no, per chi è che non è in grazia di Dio, non è un tocca sana la purificazione. Allora affidiamoci alla Madonnina e chiediamo alla Madonnina di rimanere
abbracciati dal suo manto celeste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Oggi è lunedì, quindi meditiamo i misteri della gioia quando Gesù è nato nella grotta di Betlemme. Quindi ti ringraziamo Gesù, ti benediciamo per il tuo amore che hai versato per noi. Grazie Gesù, e meditiamo i misteri della gioia. Nel primo mistero, quindi, l'arcangelo Gabriele portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della gioia si contempla la Madonnina che è andata da sua cugina Elisabetta per aiutarla nelle faccende domestiche. Elisabetta nel grembo portava Giovanni Battista, pensa, Giovanni Battista. Era rimasa incinta a 70 anni, pensa, cosa che nessuno poteva credere a una cosa del genere. Eppure per Dio tutto è possibile, per noi niente è possibile, per Dio tutto è possibile. Quindi Elisabetta, la cugina della Madonnina, portava nel grembo Giovanni Battista a 70 anni. Quindi la Madonnina che portava nel grembo a Gesù, la Madonnina era giovane, è andata ad aiutare Elisabetta nelle faccende domestiche, quindi ha fatto 3 giorni di cammino per raggiungere la sorella, la cugina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. A 40 giorni dalla nascita di Gesù, i genitori lo portarono nel Tempio per benedirlo. Quindi lì c'era Simeone, un uomo illuminato dallo Spirito Santo, che appena abbracciato Gesù ha capito che Gesù era il Salvatore del mondo. E anche la moglie di Simeone era Anna, e praticamente era una profetessa e ha capito che Gesù era la salvezza nostra. Quindi chiediamo a Gesù di donarci la grazia di essere come Simeone e Anna, che hanno capito che Gesù era la salvezza nostra.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gioia si contempla e il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Dopo 3 giorni i genitori lo cercarono dappertutto, l'hanno trovato. Te pensa, si incamminarono un'altra volta a Gerusalemme per cercare Gesù. Dopo 3 giorni l'hanno trovato nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori e ai dotti e ai lor signori, ai anziani del Tempio, a predicare e a maestrare a sti vecchi del Tempio, no? A questi maestri dotti. Li ammaestrava Gesù, che aveva 12 anni, e tutti rimasero meravigliati e stupiti per la sua intelligenza e sapienza. Quindi ti chiediamo, Gesù, la grazia di ammaestrarci a noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ed ora ci affidiamo allo Spirito Santo, allo Spirito Paraclito, che ci proteggesse e ci liberasse da ogni male, a noi, per noi e per i nostri cari. Con la coroncina della Divina Misericordia ci proteggiamo. Chiediamo la protezione di Gesù e la sua misericordia per noi e per i nostri cari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero.
per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. E adesso, come tutti i giorni, l'appuntamento con la Bibbia, con la Sacra Scrittura e il Vangelo di oggi. Dal libro del profeta Osea 2:16, 17, 18, 21, 22. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò una sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu mi conoscerai il Signore. E tu conoscerai il Signore. Ecco. Dal Vangelo secondo Matteo 9, 18, 26. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si mostrò dinanzi e disse: mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano, ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò, e questa notizia si diffuse in tutta quella regione.
Ecco, la spiegazione del Papa. Guarda, mi è venuto i brividi a pensarci a questo, a questa grazia e miracolo divino. Si tratta di due racconti ad incastro, con uno un centro la fede, e mostrano Gesù come sorgente di vita, come colui che ridona la vita, che si fida pienamente di lui. I due protagonisti, cioè il padre della fanciulla e la donna malata, non sono discepoli di Gesù, eppure vengono esauditi per la loro fede. Hanno fede in quell'uomo. Da questo comprendiamo che sulla strada del Signore sono ammessi tutti, nessuno deve sentirsi un intruso, un abusivo o un non avente diritto. Non avere accesso al suo cuore, al cuore di Gesù, c'è un solo requisito: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Quindi chiediamo la guarigione a Gesù e affidiamoci a Lui per trovare la salvezza. Ciao!